a tutti e bentornati sul mio canale. Se invece è la prima volta che mi vedete, piacere, io sono Vanessa e il video di oggi è un video che in realtà ho già registrato sul mio canale, l'ho fatto qualche volta nel corso degli anni ed è un video su come io mantengo i miei capelli rossi a casa. Per chi non mi conoscesse, io mi tingo i capelli da ormai 10 anni, perché ho iniziato a tingerli il primo anno di liceo e è sempre stato rosso il mio colore, non so come mai, mi è sempre piaciuto tantissimo e mi ci sono sempre vista tanto che adesso sento praticamente come più naturale per me questo colore rispetto al mio vero naturale. E negli anni ho provato tantissime tonalità diverse di rosso, però li ho sempre fatti da sola, cioè sono andata veramente, credo nell'arco della vita, 2 volte dal parrucchiere per il colore. Di solito io vado dal parrucchiere 1 volta all'anno circa, ma sempre per spuntare i capelli o comunque fare taglio. Il colore l'ho sempre gestito autonomamente, mi sono sempre trovata bene così. Quindi sì, ovviamente nel corso degli anni sono cambiati anche i prodotti che io ho utilizzo per appunto tingere i capelli, anche un po' per mantenerli, quindi tutta la questione shampoo, balsami, maschere, per il quale però vi rimando a un video apposito che ho pubblicato di recente. Oggi vi porto in tutti i passaggi, proprio step by step, di quando decido di farmi la tinta a casa. Non sempre tingo tutti i capelli, perché comunque andare a fare una tinta completa anche su lunghezza e punte ogni volta, una volta al mese, li stressa tantissimo. Di solito io faccio soltanto la ricrescita, faccio invece anche lunghezza e punte quando voglio cambiare colore o tonalità del rosso appunto. Ad esempio nel video di oggi vedrete che vado a fare la tinta ovunque, cioè su tutta la testa, perché ho comprato un rosso che non avevo mai provato. Vedrete tutto tra pochissimo, però appunto di solito il colore che io faccio sui miei capelli, o almeno quello che ho fatto negli ultimi 2-3 anni praticamente, è sempre o un 7.43 o un 8.43. Sono tutti e due rossi biondi ramati, uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro, quindi uno con una puntina in più di viola dentro, quindi un po' più intenso, e uno invece che è più tendente al carota. Di solito poi io nella stagione fredda faccio un rosso un pochino più intenso, un po' più scuro, invece quando arriva la primavera, l'estate, un po' anche grazie al sole, i miei capelli si schiariscono tanto, quindi divento sempre più carota. Questi sono credo i miei 2 colori, cioè quelli che, le tinte che uso sempre ormai da un po' di tempo. E nel video di oggi vado a provare appunto un altro colore che non avevo mai trovato, cioè l'ho trovato da sbraccia di recente, ho voluto provarlo, quindi ho mescolato al mio solito 7.43 anche un 7.40. Io faccio sempre la tinta utilizzando l'ossigeno 20, che è quello più basso, diciamo, che non va a rovinare eccessivamente i capelli. Diciamo che l'ossigeno 30 e 40 si utilizzano quando si vuole schiarire tanto. Credo di avervi detto un po' tutto. Appunto, ho deciso di fare questo video perché spesso mi viene chiesto come faccio a farmi la tinta a casa, quali prodotti uso, quali sono i passaggi. Nei prossimi minuti vedrete tutto praticamente racchiuso, anche qualche piccola dritta per non sporcarsi, non fare paciughi. Allora, fate conto che io il video in cui mi faccio la tinta l'ho registrato la settimana scorsa, qualche giorno fa, e da quando ho fatto la prima tinta ho fatto solo uno shampoo, quindi hanno già scaricato un pochino, ma neanche tanto. Questo qua è il rosso che sto tenendo in questo periodo, che a me piace moltissimo, devo dire. E tra l'altro spesso mi chiedono anche se sono rossa naturale, per me è sempre il complimento più grande quando me lo chiedono. In questo video vi faccio vedere anche che vado a tingere le sopracciglia. Non è una cosa che faccio tutte le volte, perché ovviamente le sopracciglia non sono come i capelli, si stressano moltissimo ovviamente con la tinta, quindi cerco sempre di farla una volta ogni tanto. Quando ho voglia di matchare un po' sopracciglia e capelli, faccio anche la tinta sulle sopracciglia. Probabilmente se siete dei parrucchieri mi starete guardando molto male in questo momento. Però sì, vi lascio alle riprese con il voiceover in cui vi spiego tutto passaggio per passaggio. Spero che questo video vi possa interessare, vi possa piacere, vi possa essere utile, e se avete domande di qualsiasi tipo lasciatemele nei commenti, io come al solito vi leggo e vi rispondo. Noi ci vediamo alla fine del video. La prima cosa che vado a fare è preparare tutto l'occorrente per fare la tinta, quindi vado a prendere una maglietta vecchia di cui diciamo non mi importa tanto, anche se si macchia, un paio di guanti, questi qua sono quelli che uso io, sono riutilizzabili, qua c'è invece la mia ciotolina con il pennello per stendere la tinta, una pinza e ovviamente la tinta. Oggi uso il 7.40 e il 7.43 di Majirel L'Oreal e ovviamente l'ossigeno 20, che è quello che utilizzo io. Una volta preparate le cose, vado a fare la miscela della tinta e la faccio in questo modo. Vado a spremere prima all'interno della ciotolina i 2 tubi di tinta. I miei capelli sono molto porosi, quindi assorbono tantissimo, per questo uso di solito 2 tubi di tinta, soprattutto quando sono tubi da 50 ml e non da 100.
Le proporzioni per questa tinta in particolare sono quelle di una parte di tinta e una parte e mezzo di ossigeno. Significa che se io utilizzo 100 ml di tinta andrò a mescolarli con 150 ml di ossigeno. Una volta versato tutto dentro la mia ciotolina vado a mescolare. E qua bisogna stare attenti che non si formino grumi e che il composto sia omogeneo e morbido il più possibile. Quindi mescolo finché non ottengo un composto che abbia più o meno questa consistenza. Dopodiché mi cambio con la mia maglietta da tinta e siamo pronti a iniziare. Inizio ovviamente spazzolando i miei capelli, quindi vado a togliere tutti i nodi. Un piccolo trick che utilizzo è quello di mettere un po' di crema idratante sul viso, proprio sui lati del viso, sulla fronte, sulle guance. Questo lo faccio perché se ci va a finire sopra della tinta farò in modo che non si attacchi macchiandomi la pelle, e poi da smacchiare è molto divertente, quindi insomma meglio prevenire che curare. Vado a mettere i miei super guanti, questi qua mi arrivano fino al gomito e hanno l'elastico, evito di macchiarmi, e vado a dividere i miei capelli. Io parto sempre dalle radici, quindi faccio una bella linea con il pennello, divido i miei capelli a metà e inizio a spennellare tutte le radici sia davanti che dietro in questo modo. Procedo poi allo stesso modo, prima sul lato sinistro della testa e poi sul lato destro. Quindi partendo dal centro mi sposto a sinistra di un paio di centimetri circa, faccio un'altra bella riga che parte dalla fronte, arriva fino in fondo alla nuca e vado a spennellare tutte le radici, cercando già un pochino di allungarmi verso appunto anche le lunghezze. E continuo così finché non ho terminato tutto il lato sinistro della testa. Quindi faccio una riga, spennello bene bene le radici e poi faccio un'altra riga e vado a spennellare sempre più a sinistra fino ad arrivare appunto all'orecchio, ecco, e fin quando non ho terminato tutti i capelli sul lato sinistro della mia testa. Una volta fatto ciò, passo al lato destro, quindi sposto tutti i miei capelli sulla destra e mi sposto dal centro verso destra, sempre un paio di centimetri circa, inizio a fare queste righe e inizio a spennellare le radici. Idem qua, vado a fare la stessa operazione finché non ho terminato tutti i capelli, tutte le radici dei capelli della parte destra della mia testa. Per assicurarmi che tutte le radici siano fatte bene, che non mi rimangano dei buchi senza tinta, poi vado anche a massaggiare con le dita, quindi proprio penetro nella testa con le dita e cerco di portare la tinta ovunque sulle radici e dopodiché inizio ad allungarmi appunto anche su lunghezze punte dei capelli. Questa è una parte che io di solito preferisco fare sempre con le mani, quindi io prendo un po' di tinta, la spennello sulla testa andando verso le lunghezze e poi proseguo con le mani, quindi massaggio bene la tinta e la allungo sui capelli, cercando di essere il più omogenea e precisa possibile. Ripeto l'operazione finché non ho praticamente quasi terminato la tinta e finché tutti i capelli non sono belli pregni di tinta, finché appunto non mi assicuro che siano tutti ricoperti dalla tinta. Fatto questo, vado a legarli in alto con una bella pinza. Anche qui usate una pinza di poco conto, una pinza di cui non mi interessi particolarmente perché sicuramente poi un pochino rimarrà macchiata. Imposto poi un timer di 30 minuti. Visto che avevo ancora un po' di tinta e visto che è un po' che non lo faccio, ho deciso di tingere anche le sopracciglia a questo giro. Quindi applico un po' di tinta con un cotton fioc, dopodiché lascio in posa. Dopo la posa vado a risciacquare, a fare lo shampoo. Con lo shampoo abbondo, sono bella generosa e massaggio molto molto bene affinché non rimangano tracce di tinta sparse nei miei capelli. Faccio anche ovviamente un bel balsamo per ripararli un pochino dopo lo stress della tinta. Uso un termoprotettore e vado ad asciugare i miei capelli.
Questo qua è il risultato finale del colore. A me piace tantissimo perché è un rame bello intenso, ma anche abbastanza chiaro in vista della primavera e dell'estate. Ed eccoci qua alla conclusione del video. Io spero di avervi fatto vedere bene, spiegandomi appunto bene in tutti i passaggi di quando faccio la tinta a casa. Io devo dire che così mi trovo sempre molto bene. Tra l'altro, le prime volte potrete avere difficoltà quando deciderete di tingervi a casa, perché è normale, ci sono tante cose da fare, bisogna stare attenti e tutto, ma più la fate più diventate veloci. Io ormai quando faccio la tinta non ci metto tantissimo, ecco. Poi ho la mia scatolina con tutte le mie cose già pronte, quindi vado sul sicuro. Però, come vi dicevo all'inizio video, se vi rimane qualche dubbio, qualche domanda o volete chiedermi qualcosa, appunto vi aspetto nei commenti, così vi leggo e vi rispondo. Io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video.